un'altra opportunità di approfondimento culturale sui temi della Valcanale e delle regioni contermini è offerta dal Museo Etnografico di Malborghetto. Presso il Palazzo Veneziano, sede del museo, è stata allestita una mostra delle maschere lignee nei riti invernali della regione dei Tre Confini. Si parte dai Krampus, passando per la Pechtra, e si arriva fino al Carnevale, coinvolgendo diverse strutture museali che hanno contribuito all'esposizione con esemplari di fine fattura e di indubbio interesse. Il dottor Alessandro Oman, sindaco di Malborghetto e responsabile del servizio cultura della comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, ha salutato i numerosi presenti all'inaugurazione ed ha ringraziato gli uffici regionali per le lingue minoritarie rappresentati dal dottor Giuseppe Napoli. La curatrice della mostra, la dottoressa Lara Magri, ci guida in un breve viaggio all'interno della stessa, che resterà aperta per circa un mese. La maschera è l'espressione tangibile ed è il simbolo, il simbolo proprio tipico di ciascun rito. Ed è non solo l'espressione del folklore locale, ma è anche l'espressione dell'ingegno artistico, delle abilità artigianali di un determinato luogo. Quindi ha una doppia importanza, una duplice veste. L'esposizione si articola, come poi avrete modo di vedere, secondo un criterio temporale e geografico. Come dicevo prima, siamo partiti appunto dai nostri Krampus e per quanto riguarda i Krampus della Valcanale abbiamo voluto dedicare un doppio pannello a quello che sono i Krampus di oggi e a quello che erano i Krampus degli anni 60, degli anni 70. Perché in questo particolare rito c'è stata una grandissima evoluzione. Poi si passa alla maschera della Pechtra, che abbiamo voluto riproporre perché quest'anno, dopo moltissimi anni, grazie all'iniziativa del gruppo culturale di Malborghetto, è stata riproposta una tradizione che non si faceva più da tempo, ma che forse anche per merito un po' dell'attività del museo o su spinta anche del Raimondo Domenichi, che ha scritto e ha parlato molto di tradizioni locali, è stata ripresa. E altri luoghi avrebbero potuto essere presi in considerazione, ma non si sa mai, forse i prossimi anni con altre iniziative potremmo proporre altre maschere provenienti da altre località. Volutamente non ci sono, in questa mostra non ci sono pannelli didascalici, non c'è niente da leggere praticamente, perché abbiamo voluto lasciare spazio alle singole voci dei protagonisti. Chi meglio di loro può spiegare ciascun rito? Quindi ci sarà un video che accompagna la mostra, dove i vari direttori dei musei che ci hanno prestato le maschere, o i singoli scultori, o i rappresentanti delle associazioni, parleranno della loro maschera e delle loro tradizioni. Tutto chiaramente nello spirito del plurilinguismo, e quindi tutto in tre lingue, tutto sottotitolato, per cui comprensibile da tutti l'utenza, sia che vengano dalla Slovenia, dall'Austria o dall'Italia. L'opportunità di visionare così tanti esemplari raccolti in un unico contesto offre un quadro ampio e dettagliato dei retaggi culturali che queste maschere rappresentano in un territorio ben più ampio di quello della Valcanale. Lo spirito di una visione transfrontaliera di scambio e conoscenza reciproca trova qui la sua migliore espressione in un contesto colto e di studio, ma anche di curiosità e singolarità.